un grande uomo. Un esempio da seguire. Ma una persona vera. I comunisti veri sono eretici. Rimane un rivoluzionario di professione, se vogliamo usare questa definizione. In Grau era il tentativo di un'altra risposta. Un comunista non ortodosso. Ma certo, è stato testimone alle mie nozze, ecco. Si sentiva molto legato a tutto ciò che avveniva a partire dalla parte dei deboli, a partire dai lavoratori. Cosa ci lascia Pietro Ingrao? Ci lascia molte cose, bisogna vedere se noi siamo capaci di portarle avanti. Ci lascia l'idea che, e cito la frase sua più bella, la politica, la democrazia non è solo il voto, è la soggettività, il popolo che si fa protagonista, che partecipa, è uno spazio deliberativo. Questa credo che sia la cosa più importante che ci lascia. Pietro Ingrao e Giorgio Napolitano erano restati gli ultimi due grandi di quella generazione del Partito Comunista. Oggi spetterà a Napolitano chiudere anche il racconto, la narrazione di quell'esperienza storica? Vorrei essere un po' polemico. Napolitano è un burocrate di quel partito. Non è un caso che la sua carriera abbia raggiunto le vette che sappiamo. Ingrao, solo per spirito di servizio, accettò di fare il presidente della Camera. Ingrao, comunista eretico, cosa resta della sua vita e della sua storia politica? Innanzitutto è importante ricordare comunista. Oggi, per fortuna, le parole di Maria Luisa Boccia hanno nominato questa parola, che è stata un po' rimossa in molti degli interventi di commemorazione. Resta senz'altro quello che appunto Maria Luisa ha citato, continuare a camminare tenendo davanti l'orizzonte del comunismo come bisogno condiviso, come lotta che non cesseremo di portare avanti. Oggi vedo che c'è tutta questa ipocrisia che lo definisce padre della patria, eccetera. Ingrao era ovviamente un comunista legato profondamente alla storia del PC, a quella che era la sinistra togliattiana, chiamiamola così, che veniva però da Togliatti, quindi ha tutta la sua storia, una storia che si è conclusa in realtà, però è quello che manteneva, che ha mantenuto fino all'ultimo, lo posso testimoniare anche per qualche colloquio che ha avuto, era l'idea e la necessità del cambiamento rivoluzionario. Questo era Ingrao. Ingrao era uno che voleva cambiare il mondo e pensava che il mondo dovesse essere cambiato. Quello che rimane è la ricerca continua, finché è stato nelle condizioni di farlo, su come ricostruire una sinistra che avesse i valori della solidarietà e della giustizia sociale. Non si capacitava di cos'era diventata la sinistra del nostro paese. Poi era in grado, nel senso che con tutti i dubbi, tutte le sue anche proiezioni, come dire, insomma, quello che lui diceva, l'irriducibilità dell'essere umano. Ingrao muore un pezzo di quella Repubblica che oggi stanno cercando di distruggere, un pezzo di quella gente che ha cercato di sviluppare la Costituzione piuttosto che cambiarla. Noi oggi con quanto dice la Boschi apprendiamo, diciamo, abbiamo conferma anche da parte del partito, di un pezzo del Partito Democratico, che c'è stato un pezzo di politica che ha cercato di cambiare la Costituzione dal momento in cui è stata fatta, no? Ci sono 70 anni che vogliamo cambiarla. Invece c'era un pezzo, Ingrao era una delle avanguardie di questo pezzo, che la voleva realizzata.
e la realizzazione della Costituzione sarebbe forse la più grande rivoluzione che l'Italia ha visto. Che cosa ha rappresentato Pietro Ingrao per l'Italia e non solo? Io non sono italiano, io sono greco e grazie a Ingrao abbiamo saputo molte cose. Abbiamo cercato di fare un comunismo democratico, un socialismo da volto umano, con democrazia, con libertà. Ci ha insegnato come stare dentro i movimenti, ci ha insegnato anche di essere coerenti e di avere alto il nostro morale. Noi, specialmente in queste ore difficili che passa il nostro paese, l'insegnamento di Ingrao, anche la sua tenuta dentro la sua lunga vita e la coerenza che ha mostrato sono praticamente un esempio da seguire.